Ciao ragazzi, eccoci qua di nuovo con l'appuntamento, questa volta dei preferiti, top 10 preferiti make-up del 2020. Vi rinnovo i miei auguri di Natale, di Santo Stefano, insomma di Capodanno e spero che questo nuovo anno ci porterà a tutti più serenità e più tranquillità, insomma spensieratezza in qualche modo, più stabilità in tutti i sensi. Vi mando un grosso bacio e cominciamo subito con i prodotti make-up top 10 make-up del 2020. Ci sono veramente delle chicche. Se non siete ancora iscritti sul mio canale, mi piacerebbe, se siete capitati qua la prima volta, mi piacerebbe che vi iscriveste. Ci sono davvero tantissimi video che sto preparando per voi per questo nuovo anno 2021. Allora, vado in ordine sparso, proprio così, come mi viene in mente. Il primo prodotto di cui voglio parlarvi è questo mascara Rouge, il mascara incurvante long lasting che mi è stato mandato proprio dall'azienda. Ragazzi, è una rivelazione per me questo mascara perché è buonissimo. Ho fatto il video sui top 10 mascara, ve lo lascio qua. Dove al primo posto c'era un altro mascara, non lui perché non l'avevo ancora provato. Ragazzi, come vi dà? Come vi allunga le ciglia? Volumizza e incurva, ma incurva davvero, senza l'aiuto del piegaciglia, se non mi piace utilizzarlo. Non ha lo scovolino incurvato a cucchiaio, diciamo così. Ha lo scovolino normalissimo, fatto in questo modo, ma riesce a prendere veramente tutte le ciglia, anche le ciglia inferiori, benissimo. È un nero bello vibrante, non cola, non cade a pezzettini, veramente Rouge, cioè un pollice in su per voi, siete bravissimi. Questo mascara mi è piaciuto tantissimo. Ho dedicato anche un post a lui su Instagram. Se non mi doveste ancora seguire, seguitemi perché riusciamo a conoscerci meglio lì, riusciamo ad interagire di più. Poi vi lascio il riquadro del nome. Quindi questo mascara, se non l'avete mai provato, provatelo perché è ottimo, davvero ottimo. Poi quasi tutti i prodotti che vi faccio vedere in questo video sono anche su di me oggi. Quindi il mascara è quello che ho su oggi, è questo mascara qua. Bellissimo. Poi passiamo al fondo, cioè non il fondo, passiamo alla base. Quest'anno mi sono data come un po' per la skincare, anche per il make-up alla base coreana, quindi BB cream e cushion. Ero molto indecisa, alla fine ho deciso di includere in questa classifica dei top 10 il BB cream di Misha. Adesso sto utilizzando la colorazione 21, mentre quest'estate utilizzavo la colorazione 23. Intanto vi dico cosa sono. Sono 20 ml, ho avuto 10 ml per 4 mesi. Mi sono durati, ce ne vuole veramente un cin cin nin. Anche questa BB cream ce l'ho. Ho messo un po' di blush oggi, ma perché secondo me sono anche le luci, è tutto blu, quindi il rosso si vede un po' di più. E, vi dicevo, la BB cream che non copre tantissimo, non vi aspettate una coprenza alla Double Wear di Estée Lauder, no. Però ragazzi, per tutti i giorni, con la protezione 42 è un ottimo, ottimo prodotto per la base. Perché secondo me a nessuna pelle, dalla secca alla grassa, serve una base molto coprente che vi occluda i pori. Perché se la base coprente vi dura tanto, per forza ha dei siliconi, dei petrolati all'interno. No, non perché io non li voglia avere, anche lei ha dei siliconi, però ha anche altri ingredienti che aiutano ad idratare un pochino la pelle. Sembra quasi una crema colorata, ecco. Quindi non mi piacciono neanche quelle creme troppo troppo coprenti, dove ho qualche imperfezione e vado poi a lavorare col correttore. Ma avere una cosa del genere sul mio viso, annullare completamente qualsiasi discromia, non so, non fa per me. Mi piacciono i look un pochino più naturali, ditemi anche la vostra, però c'è da dire che questa dura tutto il giorno, vi copre il giusto, la coprenza diciamo bassa, media, stratificabile in ogni modo. Io lo applico anche con le mani. Con il pennello forse è il metodo più sbagliato di utilizzarla. Con le mani è una beauty blender, perfetto. Con il pennello, non so, il pennello porta via troppo prodotto, ma secondo me, essendo una BB cream coreana con il sottotono comunque grigino, che vi va però ad illuminare l'incarnato come se dall'interno non lo facesse. L'hanno un po' anche progettata per utilizzarla un po' di più con le mani, ecco, per essere un pochino più pratico come prodotto. La adoro assolutamente, anche così piccolina, se guardate la mia mano. Ci sono anche i formati più piccoli, oppure un kit con diversi formati dentro. Io l'ho acquistata, no, questa mi è stata regalata, però la potete anche acquistare sul sito BioVita. Poi ragazzi, un rossetto. Il rossetto che mi ha, diciamo,
diventato il mio nude dei nude, il re dei nude, il My Lips But Better di Clio. Ragazzi, è bellissimo, lo indosso, l'ho messo nel video, il primo Get Ready With Me, fatemi sapere se vi è piaciuto, con Natasha Denona. Mi ero truccata e avevo messo questo rossettino bellissimo, perché è più scuro delle mie labbra, ma quel sottotono freddo che mi piace tantissimo, mi fa apparire ai denti anche più bianchi. Bellissimo, vi dura tutto il giorno, non va nelle pieghette, non vi si perde negli angolini, non esce dai bordi, anche senza primer. Veramente ottimo, ottimo prodotto. Se non avete mai provato i rossetti, questi qua di Clio, e i rossetti in bullet normalissimi, mi piacciono perché sono una via di mezzo tra un rossetto idratante e un rossetto matte. A me i rossetti troppo matte non piacciono, mentre i rossettini fatti così, troppo morbidi, magari troppo idratanti, mi vanno in giro, perché ho le labbra che muovo molto. E lui però è un connubio perfetto, cioè è bellissimo questo rossettino qua. Se non l'aveste mai provato, dategli una chance, magari in un corner Clio Makeup. E in generale, secondo me, anche altri colori sono molto validi. E stavo pensando di prendere qualche altro colore. Se avete qualche rossettino di Clio, consigliatemi un colore che potrebbe stare bene più o meno con i miei colori. Quindi io direi un sottotono freddo, perché ho il sottotono neutro caldo verso l'estate, ma sono quei 2-3 mesi che, vabbè, magari non utilizzo neanche il rossetto per tutto l'inverno. Insomma, sto cercando anche un altro colore altrettanto valido, quindi promossissimi questi rossetti di Clio. Prodottino sopracciglia, anche questo scoperto verso la fine dell'anno, mentre il rossettino di Clio all'inizio me l'aveva regalato la mia amica Franci. Ciao Franci! E questo è il prodottino di Benefit Gimme Brow. Vi ho già parlato di lui, mi ha sconvolto tanto, ho provato il campioncino e ho detto no, lo devo avere. Ho il Cabrow, però il Cabrow lo utilizzavo anche nel 2019, per questo non l'ho incluso, ma ho incluso lui, il Gimme Brow, quindi il mascara per le sopracciglia di Benefit. Il mio è nella colorazione 2. Poi ovviamente vi faccio tutti i close up come sempre, magari vicino all'albero, non vi faccio gli swatches, ma vi faccio vedere bene i prodottini, è anche carino per mantenere l'atmosfera. Allora, che cos'è? È un mascara per le sopracciglia fenomenale. Allora, se avete le sopracciglia rade come le mie, se non avete proprio le sopracciglia, magari vi serve da base, non vi so dire. Io ho le sopracciglia rade, sottili, lunghe, qualcuno me le taglia anche, qualche estetista, non tutte, mi piace quando me le tagliano anche, non so, fatemi sapere voi le avete mai tagliate? Io le taglio ogni tanto e mi fa una bella forma questa tipologia di epilazione, diciamo così. E cosa fa? Mi dà l'effetto 3D alle sopracciglia, mi riempie le fibre all'interno, riempiono gli spazi vuoti delle mie sopracciglia e davvero, cioè praticamente il lavoro è fatto. Faccio solo lui e poi lavoro un po' la codina con il Cabrow, giusto per avere l'effetto completo, ecco. Mi dura tutto il giorno, non mi sbava, ce l'ho su anche oggi, ok? Così lo potete vedere bene. Cioè mi fa veramente un bellissimo lavoro. Costa, perché costa, però i prodotti Benefit durano per le sopracciglia. Ecco, per il viso non vi so dire, però ho avuto un po' un'esperienza con il correttore che non mi è piaciuta moltissimo. Per le sopracciglia sono ottimi, secondo me sono ottimi, si devono sviluppare un po' di più verso quella direzione, che vogliono fare un po' di tutto, però se a loro, diciamo, se quello in cui sono così bravi sono le sopracciglia, va bene le sopracciglia. Non ho mai provato niente di Anastasia Beverly Hills per le sopracciglia, ma non lo so, però intanto lui, sì, l'ho pagato 23 euro, comunque ho utilizzato lo sconto del 20%, però da 2 mesi che ce l'ho, lo utilizzo tutti i giorni, ed è ancora, insomma, funziona ancora, vediamo quando finirà. Sono 3 grammi, che non sono pochi, quindi io ve lo consiglio se avete le sopracciglia simili alle mie, ecco. Come posso non parlarvi di lui? Il correttore dell'anno, della vita direi, vi ho fatto il video dei correttori 2020, ve lo lascio qua. Stay Naked di Urban Decay, il mio nella colorazione 30CP. Ragazzi, è fenomenale, ce l'ho su anche oggi, pialla, che è una meraviglia. Lo applico o con le dita, se sono di fretta, magari di mattina prima di andare al lavoro, oppure prima con le dita un po' lo riscaldo, lo lascio asciugare ma leggermente quei 10 secondi e poi vado con la Beauty Blender. Fa un lavoro egregissimo, veramente, veramente buono. Mi piace perché si setta da solo, non ha bisogno sempre della cipria, il colore è perfetto per me, copre il giusto.
non fa effetto mascherone, non pianla troppo la zona, durante la giornata non secca la zona perioculare, che per me è importantissimo, ma nonostante ciò ha comunque una buona coprenza, è molto cremoso, sembra quasi una crema nutriente per il contorno occhi, ma con tanto pigmento dentro, quindi cioè proprio wow, sono rimasta esterrefatta da questo correttore, quindi assolutamente provatelo. So che anche alla mia amica Karen è piaciuto, le ho inviato un campioncino e lei l'aveva acquistato, quindi dategli una chance. Anche sulle imperfezioni le copre abbastanza, quindi non posso che dirvi che lui è uno dei top dei 2020 make-up. Beh, come posso non parlarvi di lei? La mia palette, questa della vita, praticamente, mi piace tantissimo perché c'è un'altra palette, ma successivamente la Saltry. Ragazzi, la bellezza di questa palette, cioè guardate, è stupenda. Ce l'ho su anche oggi, infatti il trucco di oggi è fatto con questa palette. Ho utilizzato tutti i grigi, questa fila sotto. Grigio, vabbè, avrete capito come li ho utilizzati. Questo per sfumare, questo per l'esterno della palpebra e questo sulla palpebra mobile. Cioè, bellezza, a me piace tantissimo questa palette. Solo il pack, guardate quanto è elegante, quanto è festivo, mi piace tanto, non rimango ereditate, non si sporca, cioè guardate, cioè la sto guardando e mi sta ipnotizzando questa palette. Se poi all'interno c'è anche un pennello che è abbastanza comodo, davvero, da portare in giro, c'è tutto, gli shimmer sono stupendi. Sì, fanno un pochino di fallout gli shimmer, ma se li sapete gestire, se magari questa zona la coprite, vi fate dei patch mentre vi truccate e intanto dopo la pulite meglio con il correttore, questa palette vi dà delle grandi, grandi soddisfazioni. Gli ombretti durano, sono super pigmentati, è perfetta però per questo motivo c'è un'altra palette in questo elenco per la sera. Per la sera, perché è vero, so, ciao, vero, un bacione, so che tu sei più per la Saltry e non per l'altra palette, che vi nominerò, vabbè, è la Tasha Denona, dopo la vedrete, la facciamo subito adesso, dai, subito dopo questa. Ma la Tasha Denona è una palette da giorno, questa è la palette da sera. Da giorno, cioè un trucco così da giorno per andare in ufficio, secondo me è un po' troppo, ecco, mentre per la sera è perfetto, perfetto, vi fa proprio l'effetto sbam. Se eravate indecisi, ho visto che su Sephora adesso con Natale hanno fatto dei diversi cofanetti. Se lo trovo ve lo metto qui nell'info box perché si vede che non ha venduto abbastanza questa palette, ma è bellissima. Non avevo visto tante review. Se volete vi faccio un get ready with me rispondendo alle vostre domande, come quello che ho fatto con la Denona, anche con lei, così vi faccio vedere un po' la sua resa, se vi va. E parliamo dell'altra palette, ormai l'ho nominata, Glam di Natasha Denona. Scusate qua, le ditate infatti si vedono, questa sembra nuova, questa sembra già usata, aspettate. Ok, l'ho pulita un po'. E la palette di Natasha Denona che ho acquistato grazie alla mia amica Karen, me l'ha acquistata su Sephora Germania, ma adesso si trova anche su Sephora Italia. Passata un po' tutta questa fame di palette glam di Natasha Denona. Allora, ve la faccio vedere, non voglio farvi vedere lo specchio per non ciecarvi, ragazzi, mi copro così la vedete. Eccola qua, cioè guardate quanto è bella, è bellissima. Le paragonano queste due, vi dico, per i colori abbastanza, perché tutti i colori nude alla fine dopo un po' si assomigliano. E sono entrambe le palette dai sottotoni freddi, ma per la resa no, 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 no. Sono assolutamente questa la palette prettamente da sera, festa, occasione. Questa è la palette da ufficio e la mattina giro con le amiche. Per me, almeno per me. Io come sono truccata adesso per questo video non mi trucco tutti i giorni, ragazzi, è troppo per me. Tanto richiede più tempo, come Anastasia Beverly Hills richiede più tempo, lei sì. Bisogna avere quei giusti 30 minuti per metterti lì, fare una bella sfumatura. Lei, Natasha Denona, la Glam, è veloce, efficiente. Avendo i nomi sotto che vi indicano dove applicare l'ombretto, quindi nella piega, sotto l'arcata sopraccigliare, nell'angolo interno, cosa c'è? Center eyelid, quindi la palpebra mobile, la palpebra centrale. La mattina si sta anche un pochino rimbambiti, no? Potete benissimo utilizzarla e dire ok, cosa mi voglio mettere sulla palpebra mobile? Va bene, center eyelid, me lo metto lì col dito e va benissimo così. Per questo per me anche il nome della Denona Glam non è proprio azzeccato. Glam è lei, ok? Lei è elegance, no? Elegant, elegance, una cosa del genere. Per
perché è elegante, è proprio elegante come palette, davvero è perfetta per andare al lavoro oppure per andare per uscire il pomeriggio con le amiche, per quando non volete truccarvi troppo, volete quel look nude che sembra quasi la vostra faccia, ma meglio, magari ci avete speso un'ora e mezza. Sto scherzando, però davvero le ho adorate entrambe. E quando voglio un trucco dove io dico ho speso quei 50-60 euro per una palette, lo voglio vedere dal punto di vista della resa, tenuta e pigmentazione, loro due. A me piacciono entrambe, a loro modo, però ecco, non vi direi lasciate la Saltri e prendete la Natasha Denona o il contrario. A me chi piacciono i look nude dovrebbero averle entrambe, perché sono davvero ottime tutte e due per diverse occasioni. Un prodottino labbra, questa volta non colorato, il primer labbra di MAC che ho scoperto proprio all'inizio di quest'anno. Il Prep and Prime Lips di MAC si presenta in questo modo, ok, in questo bullet, una specie di burro cacao siliconico ovviamente perché sono siliconi puri, vi aiuta tantissimo a far durare il vostro rossetto, ma davvero vi fa tipo da matita, da base, e anche dei rossetti più economici, che ne so, quelli di Revolution, quelli di Essence, che magari normalmente non durano, con lui durano tutto il giorno, ve lo assicuro, anche su di me. Fa un lavoro doppio, in senso, se lo utilizzate con dei rossetti che vi migrano in giro, fa sì che il rossetto rimanga nei bordi dove avete applicato questo primer. E lo dovete però far asciugare, ve lo mettete, passano quei 5-10 minuti che si asciuga e vi crea questa patina sulle labbra che va ad ospitare bene il prodotto, che poi è il rossetto o tinta, no, alla tinta arriveremo, rossetto magari un pochino più idratante, un bel effetto plumping, ma non volete che vada in giro, lui aiuta così. Se invece avete i rossetti tipo Ruby Woo di MAC, che ho anch'io, che è difficilissimo da stendere, grazie sempre a lui, sono entrambi della casa cosmetica MAC, insieme a lui fanno una combo applicando il primer, non lasciandolo asciugare ma utilizzandolo proprio come burro cacao. Subito dopo mettete o una tinta molto seccante, molto matte, ma ovviamente anche penso super stay, penso molto resistente, oppure appunto un rossetto super matte, effetto velluto. Grazie a lui va ad ammorbidire le labbra e ad ammorbidire leggermente anche il rossetto tinta che state applicando, così facilitando l'applicazione, dopo si secca tutto insieme e questa tinta, questo rossetto effetto velluto non vi va anche nelle pieghette, perché lui ha creato questa patina siliconica sopra. A me piace tantissimo, ragazzi, non so cosa dirvi, a parte che c'è un sacco di prodotto, non c'è scritto, non ci sono scritti i grammi, però io lo utilizzo dall'inizio dell'anno, cioè guardate, sono ancora qua. Sì, sono qua, non esce più. Forse ce n'era un po' di più, però mi basterà per 2-3 anni, quindi insomma è un bel investimento. Un po' come il primer occhi, che qua non c'è, sempre di MAC, sempre siliconico, ma anche quello mi dura un casino e mi fa un bellissimo effetto. Quindi MAC so che non è molto citata ultimamente, perché ci sono altri marchi che hanno un po' sorpassata, come Casa Cosmetica, però dateci un'occhiata, soprattutto quando ci sono gli sconti, perché ultimamente stanno facendo dei bei sconticini. Un altro fondo di cui vi voglio parlare, questo è stato uno swap e mi ha sorpreso tantissimo, è il Healthy Mix di Bourjois, della colorazione, ogni volta non trovo la colorazione, ma forse era qua sopra, ma non c'è più. L'ho ricevuto in swap dalla mia amica Miki. Ciao tesoro e grazie per questo regalo. A lei non piaceva, lei ha la pelle secca. Io la pelle grassa, facciamo mista, normale, in questo periodo normale dal punto di vista di oleosità. Poi ho le mie macchiette, imperfezioni, ok. Ma comunque di base la pelle mista, si lucida. Ragazzi, questo fondotinta è veramente, non so, mi dà, è come il nome, Healthy Mix di vitamine, non so, mi dà l'idea di applicarmi un qualcosa quasi di curativo sulla pelle, rende la pelle più glow, più rimpolpata, l'effetto dura per tutta la giornata, non è troppo coprente perché ormai avete capito che come look occhi anche la base per me deve essere abbastanza naturale, ecco, la coprenza è media bassa, diciamo così, stratificabile ma non troppo, dopo comincia ad andare in giro. Lo applico con il pennello oppure con la beauty blender, si prestano entrambe benissimo, e davvero l'effetto è di viso fresco, sveglio, frizzante, non lo so, mi piace tantissimo, quindi ringrazio davvero tanto la Miki per avermelo fatto provare.
Credo che sì, sulla pelle secca non vada troppo bene perché forse entra nei segni d'espressione, essendo la pelle secca, un pochino più bisognosa di questa idratazione, la va a prendere dal fondo e se lo mangia anche un pochettino, forse non dura neanche tutta la giornata. Miki, facci sapere come mai non ti piaceva perché non me lo ricordo più. A me è piaciuto tantissimo, è stata la rivelazione del 2020. E poi un'altra rivelazione, questo ombrettino, di ULAC Cosmetics, è stata praticamente... Sì, la mia prima collaborazione, mi hanno mandato questi ombrettini. Ragazzi, questo ombrettino, ve lo giro così non si vede il logo, color oro, difficilissimo da trovare, oro neutro, senza il verde, senza il rosso, senza i glitter troppo grossi, senza troppo giallo all'interno. Questo è un oro perfetto. È un ombrettino liquido e sembra oro colato, sembra proprio metallo fuso. E sull'occhio rimane così, non va nella pieghetta, vi crea questa patina che non si muove da nessuna parte, eh? Cioè vedrete sulla mano, l'effetto è wow, a me era piaciuto tantissimo e anche una mia amica, Anastasia, ciao tesoro, mi aveva chiesto proprio dove l'avessi comprato. Non lo utilizzo sempre come ombrettino, però vi dico, per le feste sicuramente è un qualcosa da ricercare, anche perché mi piace molto perché la confezione è in vetro. Quindi dà proprio l'idea di un prodottino fatto bene, ecco. Non so, quest'anno ho trovato l'oro, perché di solito anche nelle palette non ho il color oro davvero adatto alla mia carnagione. Questo mi va bene sia in autunno che in estate, che in tutte le stagioni. C'è qualcosa in lui che me lo fa amare tantissimo, soprattutto la durata, ovviamente, e il suo effetto pieno metallizzato, questo sì. Bene ragazzi, questi erano tutti i miei prodotti make-up, cioè tutti i miei top 10 prodotti make-up del 2020. Vi mando un grosso bacio, se non avete visto i prodotti skincare vi lascio qua i top skincare e magari anche la playlist top 10 perché ogni tanto faccio questi top 10 della vita in generale, ve li vedete qua in sovraimpressione. Vi mando un grosso bacio, fatemi sapere quali sono state le vostre scoperte make-uppose dell'anno 2020 e vi aspetto numerosi nei commenti. Ciao!